Partiti. Primi metri di gara, come da consuetudine, Oro del Sarossore va in vantaggio nei confronti di Sferi Spring, tuttavia Geita e Premitus Sceleris. All'attacco della prima piegata, Oro del Sarossore in vantaggio in giubba blu con le 3V verdi. All'esterno si presenta Sferi Spring in giubba bianca. Terza posizione galoppa tuttavia in giubba rossa. In quarta posizione la favorita di Geita con i quarti blu e rossi a chiudere. Premito Sceris in cap bianco. Giro esatto dalla fine, in vantaggio passa Fairy Spring che rileva Oris Arossori. È marcata da vicino da tuttavia Geita in quarta posizione. Richiesta sotto frusta da Germano Marcelli a chiudere. Premito Sceliris quando ai 600 metri conclusivi. In vantaggio c'è Fairy Spring, all'esterno c'è la punta di tuttavia che sta passando nei confronti di Geita che viene per vie larghe. Tuttavia che ha rilevato Fairy Spring, all'esterno c'è lo scatto di Geita, i due che si staccano in lotta con Oris Arossori e Fairy Spring quando tuttavia ha preso tutti di sorpresa, è passato in vantaggio nei confronti di Geita e Oro di Sarossore. Sull'ultima curva il Chicken sta scappando, tre lunghezze dette nei confronti di Geita, i 150 metri conclusivi, tuttavia che sta andando in piena spinta, signori, si gira Antonio Polli, tuttavia se ne va. Chiude la partita nei confronti di Geita, quindi Fairy Spring e Oro di Sarossore. Eccolo il cavallo scappato, il numero 6 di tuttavia, Antonio Polli in sella, il training del signor Maroni, i colori del signor Domenico Crisanti. Riapprezziamo gli ultimi 100 metri di gara per la formazione di tuttavia che vince facile, facile, facile per la seconda posizione il numero 2 di Geita. E vediamo scorrere le immagini per la terza arrivare il numero 5 di Fairy Spring, 6, 2, 5 l'ordine numerico d'ufficioso per questa terza corsa in programma